Nella giornata internazionale contro la violenza di genere, la sezione di Chieti della FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, ha organizzato un corso di autodifesa rivolto agli studenti del liceo scientifico Masci di Chieti, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Autodifesa Io Mi Difendo Sistema, per dire no alla violenza, come spiega al TG8 Patrizia Politi, presidente della sezione FIDAPA di Chieti. FIDAPA è da sempre dalla parte delle donne e perché quest'anno ha inteso dare, diciamo, un significato diverso, più concreto alla giornata alla sensibilizzazione della violenza contro le donne, e quindi abbiamo pensato di dare questi strumenti alle ragazze del liceo scientifico Masci, grazie anche alla sensibilità e alla disponibilità della dirigente scolastica, la dottoressa Solipaca, e alla collaborazione della professoressa Serano, e quindi abbiamo contattato l'associazione Io Mi Difendo, che sono tutti tecnici volontari che si offrono appunto volontariamente di sostenere e di offrire la loro preparazione a chi appunto ha bisogno di fare corsi di autodifesa. Non è un'iniziativa che finirà qui, perché abbiamo intenzione di continuare con questi corsi di autodifesa e realizzarli anche nell'ambito cittadino, aperto quindi a tutte le donne della città di Chieti. A illustrare agli studenti le tecniche di autodifesa è stato il maestro Franco Ribello dell'Accademia Nazionale di Autodifesa Io Mi Difendo Sistema. Abbiamo protocollato un sistema di tecniche di scostamento e non di percussione, perché comunque un pugno sul naso può anche diventare attentato omicidio, anche perché una ginocchiata ai testicoli interviene un varicocele e la sterilità del soggetto, perciò si va incontro veramente a tribunali eccetera eccetera. Noi usiamo sì tecnici scostamento con un corso di 3 ore e con l'uso di alcuni dispositivi e tecnologia di capsicum, non spray, perché lo spray nebulizza e chiaramente comporta un'infezione anche a altre persone, ma usiamo il plegium, che è gel con un GPS all'interno, dove geolocalizza il soggetto quando chiaramente schiaccia il pulsante per la difesa. Non uccide, non fa assolutamente nulla, dopo 40 minuti il trauma scompare, non lascia traumi chiaramente, e mi può salvare la vita. Io vorrei fare un esempio della piccola Giulia, che se avesse avuto questo dispositivo forse se la sarebbe cavata, sarebbe trovato dove in quel momento ha subito quella violenza, oppure con il gel avrebbe potuto evitare la violenza su di lei. Comunque la Io Mi Difendo negli 11 anni ha salvato 1011 donne fino a ieri.